pensato di riparlarci sopra perché volevo farvi sentire il vento quanto soffiava, farvi vedere. Sto scendendo dal rifugio del Monte Faller per raggiungere Vetà e dopo nelle immagini ho ancora trovato dei ragazzi, dei signori che imballavano fieno e mi sono fermato appunto a documentare anche quello, il tipo di fienagione che stavano facendo. Eccoli qua. Della fienagione, guardate questi trattori reversibili, questo è un Carraro con la rastrella. E allora ho visto che mi ha fatto segno, ok, gli vado un po' dietro con pioggia. Pioggia che va anche a fare la fienagione. Sto filmando con l'iPhone 12, spero che rimanga fermo anche questo. E col Deutz stanno pressando l'imballatrice, dal colore dovrebbe essere una Calligiani o no, non so, boh, non la conosco più di tanto. Eis wechsel. Questa qua è una Volvo scritta con la doppia V, la pressa, non la conoscevo. Guardate invece questo qua, il Carraro, che era anche il motore che ha, sembra una stella normale. Sposta il qualere, no? Io la chiamo qualera in italiano, non so come si chiama. Proprio a scoprire tutto. Arrivo, patta! Vai, ciao, grazie! Vedete come accudisce questo ranghinatore? Ti fa già le tame, guarda! Pioggia non ha paura di niente, è lì con Ice che mi aspetta, che io sto facendo il cazzone a fare video. E così vedete anche la fietagione con imballatrice, rastrella e un ranghinatore vecchio modello, però questo raccoglie proprio tutto. Guardo ancora un attimo di qua, contro sole, bellissimo. È una mula, è la più famosa d'Italia, la regina delle vette. 34-3000 oggi. Se è fine, sì. Voilà, ciao.
pioggia mi sta aspettando. Adesso andiamo giù, vediamo scaricare la balla. Così. Qua bisogna fare attenzione a scaricarle, perché se ti prendono giù vai a raccogliere a San Pierre. Ancora per un paio d'ore qua a finire tutto. Oh, ragazzi, non so, spero di non stufarvi, cerco di farvi vedere cose interessanti, piena giornata in montagna, logicamente giù nella bassa Padania. Queste cose non ve le immaginate neanche. Pensate che una volta, quando si è dopo la sfalciatura manuale o tutto fatto a mano, attaccavano come questo ranghinatore alla mula. Qua i buoi non penso che fossero usati, ma i muli senz'altro. Guardate il cielo che colori e pioggia come risalta. Se trovate l'erba, io adesso potrei anche andare via, lei mi segue. Ice mi sta aspettando e come vedete ho ancora improvvisato un video di questa sera al tramonto. Ci vediamo prossimamente domani con altri video. Voilà. Ciao ciao, chiudo, ciao.